Anche oggi nel bellissimo sentiero Valser mi sento, ma no, ma non ci posso credere! Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Letizia. Letizia, anche lei una, ormai una veterana di Gressonè. Perché sì, siamo, sì. Possiamo dire che siamo nati qua? Quasi, È la nostra valle. Quasi, quasi. E quindi lei segue i miei video, io ne sono felicissimo e probabilmente faremo qualche uscita insieme in futuro. Volentieri, volentieri. A me farebbe piacere. Veramente. Grazie, grazie, grazie per seguire il mio canale. Va bene, grazie a te e buona passeggiata. Anche a te, buon rientro. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, oggi è sabato 24 luglio 2021, benvenuti e bentornati sul canale. Io mi trovo a Gressonè-Chenzin, sono partito dal parcheggio del Castello Savoia e visto che oggi le previsioni meteo danno una forte variabilità per tutta la giornata, ho deciso di percorrere il bellissimo sentiero Valser W. Quindi è un sentiero che praticamente collega molto antico, che usavano in passato per scambiare le merci e per portare le merci, e collega appunto Gressonè-Chenzin con Gressonè-la-Trinité e anche oltre.
Passa tu, va. E le corna. Bene, oggi il video lo concludo proprio da casa, quindi se scaricate la traccia GPX non venite a suonare alla porta. È stato un giro fantastico, il meteo oggi me l'ha imposto perché di andare in quota non era proprio il caso, e così ho sfruttato questa occasione per fare tutto il sentiero valzer.
È stato straordinario passare in mezzo a questi alpeggi, ai rifugi e alle borgate che ci sono. E si viaggia tutto sui 2000 metri. In totale sono 22 km e 100 per circa 1150 metri di dislivello in di più. Quindi è un percorso abbastanza, ci vuole dell'allenamento. È facile, è un sentiero di tipo E, però insomma la lunghezza e il dislivello fanno parecchio. Bene, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao! Thank you.